camicia, ti devi ricordare, mi raccomando. Finalmente, sono in ritardo. Tu non fai niente come al solito, eh? Guarda te. Stai zitta, lo so, sono in ritardo. Buongiorno, mi scusi, ho fatto tardi. Mia moglie mi ha rotto la macchina, non me l'ha neanche detto, sono dovuto venire in autobus. Non capiterà più, vado al mio posto. Scusi ancora. Grazie. Quanto lavoro oggi? Vabbè. Ragazzi, sigaretta? Un attimo, prendo il caffè, poi ti raggiungo. Va bene, guardi, la ritengo domani e la darò sapere. Arrivederci. Ma devi stare ferma, mi hai fatto cadere il caffè, sono tutto sporco. Ma guarda questo. Ragazzi, avete un accendino per favore? Grazie. Poi il caffè? Ci ho messo 3 ore. Con la nuova segretaria mi ha fatto cadere il caffè, sono dovuto andare a pulirmi. Ma chi? Quella nuova, quella è controllo di gestione. Non so chi sia. Quella bella, sì, solo bella, bella che è solamente bello, perché per il resto, ascolta, dai, le ho chiesto di farmi un ordinativo di C76, non sapeva neanche cosa fosse, ci ho messo mezz'ora, dai, come tutte del resto, bella e poco intelligente. Sì. Ascolta, segretaria, se no sarebbe il capo. Beh, lascio stare il capo. Cosa ti ha fatto stavolta? Arrivo 2 minuti di ritardo, ma è così, lei lo sai, dai, devi essere puntuale, quelli sono tutti. Amore, non sei ritornata oggi al lavoro, mamma mia. Questo? Vieni un attimo. Devo dirti una cosa. Che ti avevo detto io oggi? Che ti avevo detto nella camicia? Me la dovevi stirare?